Questa relazione si basa su un'esperienza svolta nei mondi virtuali, questa volta in 2D e non in 3D. Per questa relazione sono importanti alcune nozioni di ottica, come la luce viaggia in linea retta e che la sua velocità dipende dalle caratteristiche del mezzo. Particolarmente importanti sono le leggi di rifrazione e riflessione. La legge di riflessione dice che l'angolo di incidenza calcolato rispetto alla normale e l'angolo di riflessione sono uguali. Invece nella rifrazione si dice che il rapporto fra il seno dell'angolo di incidenza e il seno dell'angolo rifratto è costante ed è pari al rapporto fra l'indice di rifrazione assoluto del secondo mezzo rispetto all'indice di rifrazione del primo. Questa legge, apparentemente complessa, prende il nome di legge di Snell. L'ultimo concetto teorico importante per questa relazione è quello di angolo limite. L'angolo limite, ossia l'angolo critico, è quell'angolo di incidenza, oltre il quale si ottiene una riflessione interna totale. Per ricavarsi la formula dell'angolo critico o limite, basta ragionare sulla legge di Snell. Per citare un esempio, basta considerare un raggio di luce che si propaga dal vetro al vuoto e si ottiene così un angolo critico di circa 42 gradi. Per questa relazione abbiamo utilizzato strumenti diversi, come il programma AlgoDo, il programma GeoGebra, il programma per catturare le immagini e quello per registrare, tutti presenti all'interno di un computer. Lo scopo, come ho detto, è stato quello di verificare la legge di riflessione e rifrazione mediante l'utilizzo di metodi alternativi, anche più divertenti per noi. Inoltre abbiamo verificato il concetto di angolo limite. Qui si può vedere una schermata in cui c'è un recipiente che noi abbiamo creato con una delle funzioni. Poi l'abbiamo riempito d'acqua. Per riempirlo abbiamo creato un'immagine casuale e l'abbiamo liquefatta. Al di sopra di essa abbiamo posto un laser che proietta il suo raggio di luce nell'acqua in modo da creare i due angoli di incidenza e l'angolo rifratto. Abbiamo posto così l'immagine su GeoGebra e con la funzione goniometro abbiamo calcolato gli angoli. Come dati abbiamo utilizzato che l'indice di rifrazione dell'acqua è 1,33 e abbiamo usato come corrispondente all'indice di rifrazione dell'aria il valore 1,000293. Dopo aver riportato le 5 immagini diverse corrispondenti alle misurazioni effettuate su GeoGebra, abbiamo realizzato questa tabella con cui abbiamo verificato che l'angolo alfa, cioè l'angolo di rifrazione, e l'angolo riflatto sono congruenti. Infatti, come si può notare, i due angoli, ossia, come ho detto, l'angolo di incidenza e l'angolo rifratto, coincidono. Per questo abbiamo anche le misurazioni su GeoGebra che dimostrano la veridicità dell'esperimento. Nel procedimento 2, invece, abbiamo creato sempre un recipiente d'acqua in AlgoDo e sempre ripetuto l'esperimento per 5 volte, cambiando di volta in volta l'angolo di incidenza. Ma in tutti i casi i risultati sono congruenti, solo che questa volta, al posto dell'acqua, abbiamo utilizzato uno specchio. Qui si possono notare le varie misurazioni effettuate e i dati riportati su GeoGebra e successivamente sulla tabella. E anche qui abbiamo dimostrato che l'angolo di incidenza e l'angolo rifratto coincidono. Il procedimento 3 è forse il più interessante e riguarda l'angolo limite. La differenza sostanziale è che il laser va posto all'interno dell'acqua e non al di sopra, e se l'angolo di incidenza è maggiore di 45 gradi, il raggio laser rimane riflesso all'interno dell'acqua. Abbiamo fatto 3 misurazioni differenti con angoli di incidenza di 30, 48 e 58 gradi. E in quello di 58, che supera una data soglia, si riflette solo all'interno dell'acqua, non comparendo all'esterno. Successivamente abbiamo elaborato i dati in modo da verificare la proporzione della legge di Snell, ossia che N1 moltiplicato per il seno dell'angolo di incidenza è uguale ad N2 per il seno dell'angolo rifratto. N2 corrisponde all'indice di rifrazione dell'acqua, invece N2 è l'indice di rifrazione dell'aria.
Nella prima misurazione abbiamo moltiplicato il seno dell'angolo di incidenza per 1,33, che deve essere uguale al seno dell'angolo che fa 41 per 1,00. E abbiamo ottenuto che in entrambi i casi le due misure si avvicinano molto entro gli errori. E anche nella seconda misurazione si verifica la stessa situazione. Con le prime due misurazioni abbiamo verificato che la legge di Snell si verifica anche cambiando l'indice di rifrazione. Ora ci sono una serie di immagini che mostrano il nostro lavoro, prima su Algo 2 e poi su GeoGebra, con il laser all'interno dell'acqua. Infatti le immagini sono state catturate su Algo 2, create sempre nello stesso modo che ho illustrato in precedenza, e poi sono stati misurati gli angoli. Questo esperimento è stato molto interessante e ci ha aiutato molto a capire meglio i concetti di ottica. Rispetto agli altri forse è stato più complesso perché c'era uno studio della teoria più elevato. Inoltre, i concetti di ottica con questo esperimento sono stati messi in pratica e abbiamo capito che così la legge di Snell e anche il concetto di angolo critico si possono verificare anche nella realtà, anche se è una realtà virtuale.